Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura ci occupiamo, torniamo ad occuparci della questione che riguarda la cessione dell'autoporto di San Salvo per l'insediamento del colosso Amazon nella nostra regione, almeno questo è l'auspicio della regione Abruzzo e dell'ARAP. I sindaci del comprensorio vastese oggi si sono ritrovati davanti all'area indicata dove dovrebbe sorgere l'hub, soddisfazione dei primi cittadini per le ricadute economiche e occupazionali che dovrebbero esserci sul territorio proprio per questo nuovo insediamento. Allora andiamo a vedere insieme il servizio di Paolo Renzetti. Sindaco, quella di oggi è una giornata importante per tutto il comprensorio del Vastese perché in quest'area sorgerà questo importante hub di Amazon che darà lavoro a centinaia di persone. Beh, dalla progettazione e dai documenti allegati in sede di assegnazione si parla di un'occupazione di 1.500 posti di lavoro più altri 1.500 di indotto. Ora, anche a voler ridimensionare i numeri sono comunque tanti, quindi oggi siamo qui insieme ai miei colleghi sindaci e alla mia amministrazione impegnati tutti nel Vastese per ricordare quanto sia stato importante avere una posizione condivisa su una vicenda come questa. Ma quanto ancora è più importante per il futuro prossimo restare uniti, compatti su un valore aggiunto che è sicuramente di San Salvo, ma che appartiene al patrimonio dell'intero Vastese. È una vittoria di tutto il territorio. Assolutamente, è una grandissima vittoria, anche perché riqualifichiamo un'area ormai da 30 anni abbandonata, come si vede, nell'abbandono più totale, e quindi siamo molto soddisfatti dell'unità dei sindaci del territorio. Un ringraziamento particolare al sindaco di San Salvo che si è fatta promotrice di questo evento, e quindi noi siamo sicuramente soddisfatti per tutte le ricadute che ci potranno essere in futuro per il nostro territorio, occupazionali, economiche, sociali, di tutto. Quindi stiamo parlando di 3.000 posti di lavoro che molto probabilmente non saremo neanche forse in grado di soddisfare in questo momento, e quindi ci saranno delle ricadute in tutti i sensi. Quindi siamo molto molto soddisfatti. Diceva lei essere uniti, questa è stata una battaglia vinta al di là dei colori politici. Questo è tipico dei sindaci. Noi sperimentiamo ogni giorno in ANCI, nell'Associazione Nazionale Comuni Italiani, la capacità di farsi carico dei problemi e delle soluzioni oltre ogni bandiera. Quindi non è un atteggiamento del tutto ignoto a chi amministra le comunità locali, nella consapevolezza che poi le responsabilità e i dati e le conseguenze negative delle mancate scelte o delle scelte errate ricadono sempre sulle spalle dei sindaci. Quindi quando è necessario sappiamo fare squadra, lo facciamo in ANCI, lo facciamo negli organismi di rappresentanza dei comuni, e in questo caso siamo stati capaci di farlo anche al di fuori dell'istituzione sindacale ANCI, ma come territorio. È una bella prova, mi auguro che riusciremo a restare compatti anche sulle sfide del futuro, prima fra tutte quella dell'ospedale di Vasto, su cui credo che condividiamo tutti sia l'importanza non solo della nuova costruzione, ma anche della allocazione fisica dove era stata già decisa 15 anni fa. Voltiamo pagina. Il presidente della provincia di Pescara e sindaco di Colle Corvino, Zaffiri, analizza la situazione Covid nei paesi dell'area Vestina, nel suo paese e anche in tutti quelli della provincia di Pescara, scongiurando per ora una zona rossa proprio nel comune da lui amministrato. Poi Zaffiri ha parlato anche della situazione all'interno delle scuole, altra competenza della provincia. Sentiamo il servizio e l'intervista di Stefano Recanati. Sindaco di Colle Corvino, Antonio Zaffiri, nonché presidente della provincia. Intanto facciamo il punto della situazione di questi contagi sia nel suo comune, ma in tutti i comuni del Pescarese. Beh, nel mio comune la situazione non è come si è scritto in questi giorni, nel senso che è la situazione drammatica, è da tenere sotto controllo, non dobbiamo abbassare la guardia, dobbiamo monitorare costantemente perché qualche contagio al giorno aumenta, però non desta preoccupazioni per eventuali restrizioni o chiusure, zona rossa come si è detto in
in precedenza, perché su 6.100 abitanti il rapporto sono, ad oggi abbiamo 16 positivi e quindi non è un numero allarmante, anche perché non c'è un focolaio vero e proprio, non è che sono 16 contagiati all'interno di una struttura che può essere un RSA, una struttura ricettiva o altro, invece no, abbiamo monitorato e abbiamo fatto il tracciamento dei contagi e sono dovuti a motivi di lavoro oppure occasionali, però ad oggi non desta preoccupazione. L'attenzione è stata alzata al massimo e però a differenza della parte critica, se vogliamo, il mese di febbraio-marzo, oggi le strutture RSA e ospedali già hanno iniziato da qualche settimana a chiudere e quindi questo è fondamentale ed importante, cioè limitare la mobilità, soprattutto l'accesso nelle strutture dove si possono verificare dei focolai, è importante. Ecco, invece per quanto riguarda le scuole e soprattutto gli istituti superiori dove i ragazzi sono più grandi, escono anche la sera, fanno anche delle feste, ma fanno anche degli assembramenti, lì la situazione com'è? Beh, io devo dire una cosa, innanzitutto voglio ringraziare i dirigenti scolastici, i collaboratori della provincia, tutti, perché si sono adoperati prima di riniziare la scuola per creare le condizioni ideali per i ragazzi all'interno della scuola. Li voglio ringraziare perché poi hanno attuato tutti i protocolli e devo dire che i luoghi maggiormente sicuri è all'interno proprio della scuola, va implementato e aumentato i controlli all'aperto ed è stato già chiesto ai 4 prefetti, ai 4 questori, ma anche a noi sindaci e presidente di provincia di implementare i controlli al di fuori e lungo le strade proprio per evitare queste situazioni. E a proposito di controlli, quelli sulle strade hanno portato ad individuare e sequestrare uno scuolabus a Gissi in provincia di Chieti, dal quale erano appena scesi alunni delle scuole elementari perché lo scuolabus era privo di assicurazione RC e dei martelletti frangivetri. Il conducente è stato sanzionato con un verbale di oltre 800 euro. Su un altro pullman scoperti cinture non funzionanti e alcuni sedili rotti e non ancorati, irregolarità che hanno spinto gli agenti ad approfondire i controlli presso la ditta. È emerso che il mezzo era privo dell'autorizzazione regionale ad effettuare trasporto scolastico. Il titolare è stato sanzionato per trasporto scolastico abusivo. Dall'esame della carta di circolazione di uno dei veicoli è emersa anche un'alterazione del tagliandino della revisione, in modo da far risultare quest'ultima effettuata, e dunque la carta di circolazione è stata sequestrata e il titolare denunciato per falso. Proseguiamo, adesso parliamo di acqua, restiamo nel pescarese. Il consigliere regionale del Partito Democratico Antonio Blasioli è polemico verso l'ACA per quanto riguarda la gestione dell'acqua in provincia di Pescara, di servizi che proseguono anche in queste ore. Sentiamo. Antonio Blasioli, in questi giorni si continua a parlare di ACA, di questo comprensorio che gestisce comunque l'acqua nei comuni del pescarese. Ci sono tanti problemi soprattutto nella città di Pescara. Nella città ma anche nella provincia, ci sono veramente migliaia di famiglie che purtroppo da mesi ormai non hanno più acqua ed è un momento particolare perché questa emergenza impone, come ci raccomandano naturalmente i medici, di lavare le mani, il corpo, le superfici. Però in molte case questo non è possibile perché l'acqua non arriva. In questo momento particolare noi non avvertiamo una presa di posizione forte né del sindaco né del presidente della regione. Probabilmente sono impegnati in altro, in regione voi sapete che ci sono dei cambi di poltrona, e proprio ieri abbiamo scoperto che in una palazzina della regione, in via Raffaello, dove ci sono tantissimi faldoni, televisioni e computer abbandonati, c'è una perdita di acqua copiosa che ha allagato tutto. Una perdita da domenica, e lì né la regione né l'ACA sono intervenute. Questa mattina sono stato sul posto, c'erano i dipendenti dell'ACA al lavoro, la perdita è stata chiusa, adesso accerteranno se è della regione o se è dell'ACA.
Fatto sta che mentre tante famiglie soffrono, in questo momento ci si comporta in questo modo. L'ACA ci dice qualche giorno fa che servirebbero circa 120 milioni di euro per mettere a regime le reti. La dispersione di acqua, dati Istat del 2019, in Abruzzo è sul 40-49%. Nella città di Pescara supera il 50%. A fronte di questa situazione ci dicono aspettiamo novembre per l'assemblea dei soci. Nel frattempo martedì in consiglio regionale, il consiglio regionale d'Abruzzo, maggioranza di centrodestra come l'ACA, approva 6,5 milioni di euro per il ritiro del Napoli Calcio a Castel di Sangro fino al 2026. Questa è la priorità della regione Abruzzo. E c'è stata una videoconferenza tra il presidente della regione Abruzzo Marsilio e il presidente del Consiglio Conte. Ci aspettiamo un positivo ed urgente riscontro da parte del governo per la ricostruzione dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 per poter offrire alle nostre comunità le risposte attese da troppo tempo. Questo quanto detto dal presidente della giunta regionale nel corso dell'incontro con il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte e i sindaci del cratere sismico, videoconferenza appunto per parlare delle problematiche della ricostruzione. Marsilio ha sottolineato due problemi per la ricostruzione in corso, il primo legato al terremoto aquilano e alla ricostruzione da ancora da completare, il secondo relativo al sisma del centro Italia. Le problematiche fondamentali, continua Marsilio, sono legate anche alla stabilizzazione del personale precario, che sembra essere stato risolto positivamente dal decreto agosto. Restano il riconoscimento per il triennio 2021-2023 del contributo straordinario a favore del comune dell'Aquila e dei comuni del cratere. Occorre introdurre, ha detto Marsilio, una più puntuale e sostenibile programmazione a sostegno degli interventi di rilancio del territorio utilizzando le risorse del Recovery Fund e una maggiore disponibilità dunque di fondi per quanto riguarda il programma Restart. Adesso ci spostiamo a Teramo, dove la provincia ha lanciato un osservatorio sulla condizione femminile particolarmente sofferente in questa emergenza sanitaria. L'obiettivo del monitoraggio è quello di individuare misure efficaci a contrastare le nuove disuguaglianze. Sentiamo il servizio di Tania Bonici Castelli. L'emergenza Covid-19 sta cambiando la vita delle donne. La provincia di Teramo dà il via ad un'indagine sulla condizione femminile del teramano. A certificarlo a livello nazionale è l'Istat. Questa pandemia aumenta le disuguaglianze e colpisce le fasce di popolazione dove c'è maggiore fragilità. Donne e giovani sono quelli sui quali pesano maggiormente gli effetti negativi. La disoccupazione femminile è tornata infatti a superare il 50% del totale. Per questi motivi la consigliera delegata provinciale alle pari opportunità, Beta Costantini, ha deciso di dotarsi di uno strumento di indagine accurato per fotografare la situazione nella provincia di Teramo. Nasce così il monitoraggio Donne e Covid-19, un osservatorio che andrà a indagare tematiche specifiche come il lavoro irregolare, lo smart working, la vita domestica con i conseguenti carichi di lavoro, le famiglie separate, la povertà, la perdita o contrazione dei redditi, la salute e la didattica a distanza. A condurre l'indagine Agnese Vardanega, docente esperta in sociologia e statistica dell'Università di Teramo. Già da oggi sono iniziati i confronti con i rappresentanti delle parti sociali, sindacati e associazioni di categoria, degli ordini professionali, dell'ASL e delle altre organizzazioni pubbliche per presentare l'iniziativa e la metodologia utilizzata e chiedere collaborazione nella diffusione dei questionari che saranno distribuiti sia in forma cartacea sia in forma digitale attraverso le piattaforme dedicate. La Regione Abruzzo ha presentato questa mattina il progetto Scuola Digitale Non Stop, uno strumento integrativo all'esperienza scolastica in presenza. Sentiamo. La formazione scolastica in Abruzzo diventa digitale, una piattaforma pensata e realizzata dalla Regione Abruzzo in collaborazione con la ASL di Pescara per un unico lavoro di squadra con genitori, insegnanti, scuole, università e professionisti dell'educazione e formazione. Progetto Scuola Digitale Non Stop è pensato per sopperire alle difficoltà affrontate soprattutto dai minori nel periodo del lockdown, costretti ad una socializzazione forzata, anche sofferente. L'obiettivo di Regione Abruzzo è attivare la piattaforma entro 2 mesi dalla presentazione nel
giro di un anno tutti gli studenti abruzzesi avranno il proprio account personale. L'idea è proprio questa, di creare una socializzazione virtuale. I nostri ragazzi ovviamente vivono l'era della tecnologia, spesso si confrontano con la tecnologia, comunque una socialità non controllata sui social, quindi è giusto che il mondo degli adulti scenda in campo, quindi vada a intervenire, no? Sui social e quindi sulla tecnologia per partecipare, per creare anche un colloquio con i ragazzi, perché i ragazzi, anche la manifestazione di violenza che stiamo vivendo, no? Ultimamente con gli atti di bullismo, significa che è una forma di protesta, e quindi il nostro è quello di entrare con la tecnologia, una didattica controllata, per far sì che possano i giovani generare l'amore per lo studio, l'amore per la socialità. Una vespa originaria dell'Asia che si nutre di api è arrivata in Abruzzo. Il Rotary Club lancia l'allarme e sollecita le istituzioni a monitorare questo fenomeno. Il servizio di Giuseppe Dintino. La vespa velutina è arrivata in Abruzzo. L'insetto, detto anche calabrone dalle zampe gialle, proviene dal sud-est asiatico e già da alcuni anni è stato avvistato prima nel nord Europa, tant'è che l'Unione ha predisposto dei fondi appositi, e poi anche in Italia, Abruzzo compreso. A lanciare l'allarme è il Rotary Club, che sull'argomento ha già organizzato un incontro online con gli enti preposti. Avvistamenti sia nelle Marche che in Abruzzo, io ne sono testimone, ne ho prese due. Di queste vespe vellutine. La vespa vellutina è aggressiva nei confronti dell'uomo, ma quanto le vespe europee. È però più temibile per le api, il loro alimento preferito, che rischiano così di essere decimate da un nuovo predatore. Il problema più grosso è che queste vespe, vespe killer, si nutrono delle proteine delle api. Tradotti in cifre, le uccidono e si nutrono dell'addome delle api. E questo si evince da soli che è un danno enorme per l'ecosistema, per l'equilibrio dell'essere umano. L'auspicio del club è quello che si inizi a monitorare la diffusione di questa vespa asiatica. Io credo che dovremmo fare come hanno fatto le altre regioni. La Liguria, ad esempio, attingendo dai fondi LIFE europei, per 4 anni ha creato un portale che si chiama vespavellutina.it, dove c'era la possibilità di denunciare, di fare un track, una tracciabilità delle vespe e dei nidi. La cosa importante è quindi, oltre alla sensibilizzazione, creare delle tavole rotonde, degli incontri, degli agorà, dove possiamo trovare con degli esperti non solo lo sviluppo di questa vespa sul territorio, ma soprattutto trovare le risoluzioni. E adesso siamo alla pagina dello sport, partiamo dal calcio di Serie B. Domani il Pescara ospiterà il Frosinone per cercare la prima vittoria in campionato ed uscire dalla mini crisi. Il tecnico Oddo recupera Maestro e Galano, ancora assenti Asensio, Seter e Bellanova, oltre allo squalificato Nzita. Ascoltiamo il tecnico biancazzurro. Questo è un momento ovviamente delicato. E bisogna stringere i denti perché ovviamente, come abbiamo già detto, abbiamo delle difficoltà in avanti e quindi dobbiamo fare il meglio che possiamo con quello che abbiamo e cercare di sfruttare le caratteristiche e in attesa dei giocatori importanti che ci mancano, che sicuramente ci possono dare una mano importante. No, non sto pensando di cambiare modulo. Ripeto, quello che ci serve è avere più coesione, più compattezza, e questo non dipende dal modulo, ma dipende da quello che si mette in campo. Quindi noi dobbiamo solo alzare il livello di agonismo in campo. Perché tu puoi stare a 3, a 2, a 4, a 5, ma alla fine quello che conta è la compattezza della squadra. Tu puoi giocare anche con solo due difensori, ma essere molto compatto, cioè nel senso che se tu tutti e 11 stai lì e stai attaccato al risultato, attaccato alla partita, poi difendi magari meglio che se ti metti con 6 difensori. È tutta una questione di compattezza di squadra. Ieri il presidente ha detto Oddo non si tocca, che effetto ti hanno fatto le sue parole? No, basta.
Ma io conosco il mio mestiere, è normale che un allenatore è sempre legato a quelli che sono i risultati, e poi ci sono delle dirigenze e dirigenze. Io credo che al di là di me, la valutazione che deve fare una società è sempre a 360 gradi, quindi la situazione nostra non è semplicissima per qualsiasi tipo di allenatore, non solo per Massimondo, credo. Sì, Frosinone è una squadra forte, una squadra costruita già da un po', con più o meno gli stessi uomini, arricchiti da qualche elemento sicuramente valido che lotterà fino alla fine per zone alte della classifica, perché è una squadra forte, quindi noi, ripeto, alla base di tutto c'è un certo tipo di compattezza che dobbiamo mettere in campo, di voglia di lottare su ogni pallone, di vincere i duelli individuali. Ma vabbè, Alessandro è un amico, ho passato anni meravigliosi con lui e ha iniziato da pochissimo questo mestiere, si è reso subito conto di quelle che sono le difficoltà. Io credo che il mestiere allenatore sia in assoluto nel mondo del calcio il mestiere più difficile, se ne è reso conto. Noi parliamo spesso e però ci piace il nostro mestiere e ci piace lottare per trovare soluzioni. E un'altra notizia che riguarda il Pescara, questa volta non c'entra il campo ma bensì le contese legali, perché il Tribunale dell'Aquila ha accolto tutte le istanze presentate dal socio della Delfino Pescara 1936, Danilo Iannascoli, ha dichiarato il bilancio al 30 giugno 2016 della società redatto in modo non conforme ai precetti normativi e quindi di per sé illecito. Il Tribunale dell'Aquila ha dichiarato la nullità della deliberazione assunta dall'Assemblea dei Soci in data 21/11/2016 nella parte in cui è stato approvato proprio il bilancio chiuso a giugno. Inoltre ha condannato la società Delfino Pescara 1936 a rifondere tutte le spese legali. E proseguiamo adesso con lo sport giocato. Nei due posticipi di Serie C di ieri, l'Avellino ha vinto a Foggia 2-1, mentre la Juve Stabia ha superato la Cavese per 2-0. Proprio le Vespe domenica prossima alle 15 affronteranno il Teramo. Ascoltiamo il tecnico stabiese Padalino e il centrocampista Bovo dopo la vittoria. Non è facile gestire, fanno fatica anche le squadre di Serie A che fanno la Champions o l'Europa League, perché ci vuole una richiesta di energie mentali superiore a quelle di cui disponiamo, ma soprattutto permettere che abbiano il sopravvento su una stanchezza oggettiva, e quindi ti potrebbero compromettere anche partite che sulla carta potrebbero essere, diciamo, abbastanza scontate. In realtà non è così, come non lo è nessuna di questo girone, ma credo del campionato in generale. Quindi sono contento che hanno risposto presente. Mi è piaciuta anche l'ingresso dalla panchina di Romero, Golfo, lo stesso Berardocco. Complimenti a Scaccabarozzi e a tutti quelli che sono partiti dall'inizio. C'è sicuramente un'area positiva da questo punto di vista che non va perduta e va anzi ancora di più rafforzata per poter continuare ad andare avanti e magari continuare a prenderci delle soddisfazioni. Ma guarda, ti dico, da un lato alle volte è anche positivo andare senza soluzione di continuità, perché comunque ti permette di restare sempre con la spina attaccata. Alle volte le settimane lunghe magari ti fanno abbassare un po' la guardia, poi si fa fatica, quindi siamo in un momento positivo e cerchiamo di farlo durare il più possibile. Grazie. Ed ora andiamo in casa Teramo, protagonista di un gol da fantascienza. Lorenzo Pinzauti parla della prodezza realizzata al Viviani di Potenza che ha permesso al Teramo di continuare la striscia positiva di risultati. Ascoltiamo. Sinceramente questi vengono, insomma, viene tutto, durante la partita viene tutto un po' spontaneo. Sono quegli attimi che non hai tanto tempo per pensare, per pensarci, e quindi ci provi. È venuto, sono contento più che altro per aver
per aver riacquistato comunque il pareggio, che non era facile su questo campo. A parte il gol, comunque abbiamo dato una grande prova di squadra, perché ripeto, portare via punti da questo campo non era per niente facile. La fortuna nostra di questa squadra è che abbiamo tanti, tanti elementi forti, e quindi... E quindi c'è un'ampia scelta, penso, per l'allenatore. Io sono a disposizione, nel senso, non è che penso che nessuno parta titolare o riserva, a seconda di come è il periodo, di come va la settimana, insomma, si fanno delle scelte, ma non vedo riserve o titolari, insomma, in questa squadra. Ha una cosa con il preparatore che in questa settimana avevo preso un colpo all'occhio e non ci avevo visto bene per un giorno, quindi mi ha detto: se segni fai di metterti la benda, no? E sì che l'ho fatto per lui, dai. Senza dubbio abbiamo provato a vincerla, ma dal primo minuto. Noi andiamo sempre in campo per provare a vincere la partita contro tutti. Poi è chiaro che nel calcio non puoi vincere tutte le partite, però l'importante è l'atteggiamento, e penso che anche oggi l'abbiamo dimostrato, insomma. Sono altre domande? È il tuo primo gol in rovesciata? No, il secondo. 2 anni fa l'avevo già fatto. Allora. Contro chi? Contro il Cuneo, quando giocavo a Pontedera. A Cuneo. La prima edizione del TG6 termina qui, il prossimo aggiornamento come sempre è alle ore 19. Prima di salutarci vi ricordo anche che potete trovare tutta la nostra produzione on demand sul canale YouTube dell'emittente e sul sito www.tv6.it, nonché chiaramente sui nostri social che invitiamo a seguire. È davvero tutto, grazie ancora e buona giornata.